dire certe cose. Non essere geloso, caro. Perdonami anche tu. Devo constatare che le nostre idee sono completamente all'opposto. Basta! Finiamola di discutere. Che mentalità meschina! Che mentalità stupida! Vedi? La vita in comune non è più possibile. No. E poi te lo dico io, che come uomo non sono una belletta. Te lo posso assicurare, Daddy. Dove sei, Daddy? Daddy, non farai anche tu questa pazzia? Daddy, non te ne andare. E le hai mangiato, Daddy? Daddy, non mi lasciare, me l'avevi promesso, Daddy. Daddy. No, non doveva fare così. Naturalmente, una coppia disunita, non ci si capiva più. Non era possibile andare avanti così. Ma non avrebbe dovuto lasciarmi così, senza dire una parola, senza neanche una spiegazione. Ma io non mi arrendo. No, non mi arrendo. Non vi seguirò mai. Io non vi seguirò mai, non vi capisco. Resterò quello che sono. Sono un essere umano. Un essere umano! Forse non c'è altra via che tentare di convincerli. Già, ma convincerli di che? E poi... queste trasformazioni saranno reversibili, eh? Saranno reversibili! No, sarebbe una fatica da Ercole al di sopra delle mie possibilità. Ma forse per tentare di convincerli dovrei imparare la loro lingua. O forse loro impareranno la mia. Già, ma che lingua parlo io adesso? Qual è in realtà la mia lingua? È italiano questo? Possiamo anche chiamarlo italiano, ma sì, deve essere italiano. Tanto, se lo dico qua, nessuno può contraddirmi. Io sono solo a parlare, solo. Ma che dico? Che sto dicendo? Riesco ancora a capirmi. E se, come diceva Daddy, fossero loro, e anche voi sì, ad aver ragione? No, un uomo non è brutto, un uomo non è brutto. È strano essere come io. Chissà mai a che cosa somiglio. Sì, adesso mi riconosco, sono io, sono proprio io. Eccolo qua.